Buongiorno a tutti i telespettatori di Class NBC e benvenuti all'interno dello spazio dedicato alle vostre domande. 349-8275-983 se volete intervenire in diretta come ogni mercoledì ad Analisi Tecnica c'è Giovanni Lapidari con noi. Buongiorno Giovanni, ben ritrovato. Eccoci, eccoci, bentornato e ben ritrovati a te. Bentornato a te Giovanni, io mi sono mai mosso praticamente. Ah, è vero. Faccio parte del mobilio oramai di questo studio. Il raffreddore mi ottenebra, mi confondo. Allora, nota informativa, abbiamo tutta la settimana l'Investment Week da fare all'interno della nostra fascia training, poi più tardi parleremo un po' con Giovanni e faremo un po' di massimi sistemi, situazione mercati, come operare, money management, quindi insomma c'è la Lectio Magistralis di Lapidari, però prima... Punto di giornata dell'analista, se riesci abbastanza conciso, ma non troppo, perché voglio dare più spazio possibile ai nostri telespettatori alla luce del fatto che sacrifichiamo un po' di analisi tecnica per l'Investment Week. Prego Giovanni, punto di giornata. Rimbalzo di tutte le asset class, escluso il dollaro, che erano in condizioni di estrema sofferenza dopo un trimestre e un mese di settembre davvero difficile, un rimbalzo tecnico da ipervenduto nella convinzione che gli operatori già una volta hanno avuto ad agosto e che poi hanno pagato abbastanza caro perché ne erano troppo convinti, che la Fed allenterà le briglie della sua politica molto strong per quanto riguarda il costo del denaro, perché in effetti già si vedono sintomi recessivi estremamente forti, il DSM Manufacturing di ieri in America l'ha confermato, e quindi c'è stato questo rimbalzo. Un rimbalzo però virulento, potente, soprattutto sugli obbligazionari. Il nostro BTP Future in una settimana ha fatto il 7,5% di recupero, troppo, e di conseguenza... poiché era un rimbalzo tecnico sui principali livelli tecnici, che poi dettaglieremo man mano, i mercati e gli operatori hanno preso profitto, perché capiscono che fidarsi della Fed o scommettere contro o a favore della Fed è una cosa da non fare. Krugman ha detto delle cose, pare che nel board ci sia un po' di maretta, ma le cose non cambiano dalla mattina alla sera, soprattutto considerando che è vero che c'è stata una banca, mi sembra quella australiana, che ieri ha aumentato i tassi al 0,25, si pensava al 0,50, ma c'è una BCE che ancora ha voglia di essere robusta, nonostante che abbiamo la guerra alle porte, perché comunque il petrolio da 78 è tornato a 86 e quindi la partita con l'inflazione è ben lungi dall'essere vinta. Permangono poi i motivi, come avete accennato nell'intervento precedente con Marco Doni, di perplessità, di turbativa, di cautela, la guerra in Ucraina e in generale un'economia che sta flettendo in modo preoccupante, e quindi è vero che un ribasso dei tassi può essere un qualcosa di piacevole, ma è un bicchiere d'acqua nel deserto, ma sempre nel deserto rimaniamo. Questo è quanto. La forza del dollaro si è un po' attenuata, ma non è minimamente scesa, e con esso poi tutto lo spread dei titoli di Stato e anche la volatilità sui mercati, che oggi per esempio sul VSTOXX sta di nuovo lambendo dopo un contatto a 28 questi giorni simpatico, quota 30, siamo a 29,85 circa, io la mattina seguo lo stocks. Cautela, attenzione, non è un mercato ancora per fare operazioni direzionali lunghe. Poi chiaramente, magari titolo per titolo, ci possono essere delle situazioni interessanti. I sistemi di lungo termine, intendendo per lungo termine almeno quelli tarati su orizzonti temporali trimestrali in su, sono ancora ribassisti sui bond, su alcune valute legate al dollaro e su quasi tutti gli indici azionari. Un po' di cautela, godiamoci questo rimbalzo. Oggi sono delle prese di profitto un po' più accentuate in America, un po' meno accentuate in Europa, ma comunque in generale abbiamo delle defaianze. Attenzione alle banche, perché oggi, a differenza dell'Eurostoxx indice che perde lo 0,75%, l'Eurostoxx del settore bancario perde l'1,82%. È antipatica questa cosa, peserà probabilmente la ventata di indiscrezioni su Credit Suisse, peserà anche il fatto che le banche in un'economia decisamente difficile non è per converso facile che facciano utili da,
stanza lapidari e tutto. E allora partiamo con le domande. Buongiorno Emic, grazie per il servizio che offrite. Potreste fare Juventus dopo notizia del buyback ed ottimizzazione dei costi e notevolmente sotto valore ADC lanciata 0,34? Allora, la Juve, che dici? Juve. Tra l'altro ieri super giornata di Champions delle italiane, eh? Ottimo Inter e soprattutto il Napoli ha vinto. È il Napoli in buona forma, è una squadra che gran partita. Sta giocando bene in questo momento. La Juve, ha rotto un supporto che non doveva rompere tra il 22 e il 23 settembre in area 0,32. Oggi abbiamo un recupero, però il titolo quota negativo a quello che sto vedendo ed è necessario che non perda il supporto di 29,52. Dipendentemente dalle voci di aumenti capitali eccetera eccetera, c'è una situazione anomala perché da un lato i prezzi non sembrerebbero indicare al momento attuale ancora una voglia di recupero. C'è da dire che sul mio indicatore di sentiment vedo un'accumulazione. Ritengo che sia necessario aspettare molto tempo, però da quello che vedo, prendetemi in questo caso col doppio beneficio di inventario, sembra che da 0,36,70 qualcuno, non so chi, io no, stia comprando. Vi sono delle importanti resistenze a 32,92 lavoro zero per comodità e a 34,72 35,24. Seguirei con attenzione le vicende, anche se non fossi tifoso, perché dal punto di vista grafico vedo una situazione contraddittoria che non mi fa aver voglia di cliccare, però sicuramente magari non con un'ottica di breve, anzi togliamo il magari, qualche mano sul titolo sta facendo degli interventi di accumulazione, tenendo presente che accumulare significa approfittare della debolezza e non approfittare di nuovi massimi per continuare a comprare, un concetto che a volte è necessario specificare. Buongiorno, che ne dite delle prospettive di sviluppo industriale per la società STM? Quali potrebbero essere i livelli operativi? Angelo, STM. Allora, prospettive di sviluppo industriale su MTM è un ragionamento che esula un po' dai ragionamenti che noi facciamo eminentemente di analisi grafica. Il titolo, nonostante tutto, mi sembra ancora interessante. Dico nonostante tutto perché la discesa dei mercati high tech americani su STM di norma ha avuto sempre dei riflessi di una certa importanza. Ha valicato oggi con un buon progresso area 33,88, che era dove il titolo ha aperto e ieri aveva chiuso un po' sopra. Quindi se si conferma una chiusura sopra i massimi di oggi, diciamo fra 34,80 e 35, una prospettiva di molto breve termine può essere l'aggressione alla media mobile a 200 periodi e a un'altra media che sto tracciando sul grafico in area 36,28-36,42 con una eventuale estensione a 37,30. C'è da dire che, concordemente con quello che ho detto per Juve e in maniera ancora più visibile, su STM tutto il lavoro che è stato fatto dal minimone di 27 qualche cosa del 5 di luglio fino al massimo del 4 di agosto e poi anche la discesa è tutta una zona di acquisto. A me piace una configurazione di questo genere, quindi se fossi un gestore sulle debolezze al momento attuale incrementerei e soprattutto noto che tutta la discesa da 37,40 a 31,20, che non è poco, a mio parere, da quello che vedo, o mi ha impazzito l'indicatore o sono impazzito io, scegliete quello che preferite, a me sembra che sia una pratica di accumulazione. Anche in questo caso, ma me lo segno veramente in maniera forte, mi sembra che penso che STM sia un titolo che guarderò con grande, grande attenzione. Fra l'altro lo seguo anche sui miei sistemi ed STM è un titolo che secondo me oggi, domani massimo, gira a rialzo se continua così. Una resistenza è 36,12, abbastanza forte. Cortesemente un parere su Alerion, prezzo di carico a 42,47 per il mantenimento o liquidazione. Alerion, mantenimento, liquidazione 42,47. Ehi, il titolo è pagato carissimo. Siamo ed, è stato comprato, ed è stato comprato dopo anche una grossa salita, nell'ipotesi che questa dimostrazione di forza potesse andare a continuare. Non escludo
vista anche l'interessante istanza rialzista, che l'Erion possa salire ancora. Resistenza 39, monitorare. Chiusura sotto 33. Buongiorno, posso entrare su Enel per trading di breve a questo prezzo? Se hai bisogno di un bicchiere d'acqua, temporeggio, non ti preoccupare. No, no, facciamo Enel e poi prendo il bicchiere d'acqua. Male, okay. Male. Supporto assolutamente a non perdere 4,24, porte resistenza a 4,74, 4,93 che sono lontane, ma oggi il titolo perde, perde 2,45%. Male, su tutto il comparto delle utilities, considerando l'incidenza delle bollette e il presumibile rafforzamento del contenzioso, che sicuramente ci sarà perché tanti veramente non pagano, anche le amministrazioni condominiali, a quello che si sente dire in giro, ritengo che sia assolutamente importante non andare a cercare di comprare e pensare a questi minimi di comprare bene, perché a questi minimi comprare bene è una scommessa, ti può andare a fagiolo e ti può non andare a fagiolo. Io su questo titolo ho una segnalazione short da 4,54 e siamo a 4,34 per ora, quindi c'è un modesto guadagno. Una eventuale operazione di stop di uscita presumerebbe che il titolo vada uno di questi giorni, al calcolo di oggi, a raggiungere 4,64, quindi candido come resistenza e anche abbastanza ravvicinata se ci fosse la voglia di farlo, però c'è proprio una zona di volumi a 4,70, 4,90 che a mio parere sono difficilmente valicabili. Rimbalzi sì, inversioni strutturali in questo momento penso che su quasi tutti i titoli sarà ben difficile vederle. Va bene, allora ti lascio il tempo di prendere un bicchiere d'acqua, nel frattempo facciamo un check su come si sta muovendo il mercato, perché siamo al ribasso dell'1,44%, bisogna capire cosa vuole fare il mercato, perché c'è il gap lasciato aperto con l'apertura di ieri che non vorrei a sto punto, se rompiamo i 21.200, andare a chiudere. Stiamo parlando di un ipotetico target sui 20.800 e qualche cosa per la richiusura precisa, 20.800 e 60-70 punti per la richiusura più o meno precisa del gap lasciato aperto, sempre però se rompiamo quota 21.200 punti. Non è una situazione facilissima, soprattutto perché c'è anche il BTP che sta scendendo nuovamente, basta, il rimbalzo già finito, 1,17% il BTP, male. C'è il Buxol, addirittura il tedeschi, 30 anni, che stanno perdendo 2 punti percentuali, 150 e 56, sempre il Buxol è uno dei più volatili. Quello che sto notando, Emerick, è anche sull'obbligazionario USA, che normalmente è un viatico anche per il pomeriggio, il T-note 2 anni perde lo 0,07, il 30 anni, Treasury Bond, perde 0,92. Si sta di nuovo rimodificando in senso Fed la curva dei tassi e questo, a mio parere, è un suggerimento che il mercato ci manda per un pomeriggio che potrebbe essere di nuovo un po' volatile, un po' birichino. Va bene, buongiorno Emeg, sono a richiedervi un'analisi sull'MFA e B. Allora, MFA, si stanno muovendo un sacco di cose sulle partite aperte con MFA. La prima è praticamente la mancata possibilità di acquisto di M6 in Francia. E la seconda è legata a ProSiebenSat, c'è stato il cambio di amministratore delegato. E quindi insomma sembrerebbe che ci possa, che il mood della società ProSiebenSat sia potenzialmente più favorevole per MFE per completare la loro scalata, però vediamo. Nel frattempo i titoli in questo momento stanno perdendo entrambi, 2,09 per la A, 2,86% di ribasso per la B. Sono dei livelli, sono dei minimi è un po' pericoloso. Assolutamente da non perderli. Io seguo la B, Emerick. Va bene, sì, tanto più non è, c'è un livello di supporto a 0,4320, però bisogna stare estremamente attenti perché i titoli stanno su questi minimi
scaricandosi di volumi importanti. Ho visto veramente tanti contratti, 7 milioni e 840 mila pezzi contro una media a 3 mesi di 2 milioni e 9, e li ho visti passare il mercoledì 28. Quindi quell'ammerino di mercoledì 28 guardiamocelo con grande attenzione, quasi con amore, perché ha poi dato origine a un recupero che è però il recupero di tutte le borse, un po' sfittichino sinceramente per questo titolo. La configurazione a mio parere è totalmente ribassista da quello che vediamo sui grafici, ragazzi. Poi è altrettanto evidente che arrivano delle news che in questo momento nei grafici non si vedono, però sai, le news ti possono arrivare all'ultimo momento e completamente sbaraccarti di mezzo. Credo che zona 42,042 sia fondamentale da tenerla, altrimenti, essendo anche un titolo un po' giovane, ci possono essere anche degli ulteriori approfondimenti. Mi dispiace, rileviamo che la rottura dei minimi del marzo 2020 in area 0,68 è avvenuta poi a giugno di quest'anno, ha trascinato il titolo in maniera imbarazzante giù. Tutte le medie mobili, dalle corte alle lunghe, sono tutte in posizione molto direzionale. Questo è il classico titolo che se fai trading comprando la discesa o la salita di una media mobile te lo tieni in posizione, puoi mettere una corta a 20 giorni, puoi mettere una lunga a 200, non cambia nulla, è solo il momento di entrata. La 200 è a 0,84. Sì. Allora, caro Giovanni, un paio di minuti, andiamo in pausa e poi torniamo a rispondere ai nostri telespettatori. Pausa. Perfetto, grazie. Bentornati 349-8275-983 per intervenire in diretta. Parliamo di fondamentali. Seco IoT, ho visto passare i conti di Seco poc'anzi, fatemi andare a riprendere che così almeno li possiamo commentare al volo. Allora, Seco ha chiuso il terzo trimestre con ricavi consolidati secondo i dati di prechiusura pari a 51 milioni di euro in crescita del 103%. Vi ricordo che quelli fanno intelligenza artificiale, IT, insomma sono di quell'ambito lì. Rispetto allo stesso periodo in crescita organica pari al 42%, mentre la crescita like for like è pari al 33%. A settembre, informa la nota, sono stati raccolti nuovi ordini oltre 21 milioni di euro. La società conferma la guidance sui ricavi full year 2022 a 200 milioni. Dai, non è male, vediamo un po' come li hanno presi i conti. Il mercato è bene, 4,07% di rialzo. E te l'ho portato sul nostro mercato, chiaramente, sì. Seco, sì, è IoT di ticker, sì, se vuoi, di Aisin. Vai. L'hanno presi bene. Li hanno presi bene, no. Però il grafico non è bellissimo. Il grafico è imbruttito soprattutto con la deriva agosto-settembre, che sono stati 2 mesi molto difficili, siamo passati da 6,20 a 4. Adesso c'è un recupero, fondamentale non perdere chiusura settimanale, tutta la zona di 4,2, e poi vediamo, le resistenze sono molteplici, c'è un 4,68, 4,89, 4,95 e poi molto molto robusta tutta la zona dei minimi costruiti fra il 1° di aprile e il 14 giugno, che passa in area 5,50, arrotondiamo, dove passa anche un mio software. Quindi direi che la situazione dei conti carina, le previsioni molto molto ottimistiche, vediamo. Titolo che anche questo mi dà la sensazione che in questa discesa sia stato acquistato. Vedo troppe anomalie del mio indicatore, però i prezzi dicono un'altra cosa oggettivamente, e si comprano i prezzi, non si comprano etti di per venduto, di per comprato sugli indicatori. Per cui fare attenzione, vediamo se recupera. Mi seguo anche questo, guarda, ci voglio fare degli studi, magari nella prossima settimana quando facciamo un'introduzione sui mercati ti farò ben sapere che cosa è successo, magari ti mando anche dei grafici. Io sono sempre qua per i grafici, per tutto quello che volete, mandate tranquillamente. Cosa aggradita, così magari poi li pubblichi. Sempre. Detto questo, dai, le resistenze abbiamo dette, il supporto da non perdere, tutto questo 4,24, 4,2, 4, e vediamo, l'azienda è buona,
opera in un settore molto interessante, ha fatto un exploit nel 2021 gastronomico, passata da 3,5 a quasi 10, ha fatto una discesa, ci è voluto un po', era un exploit quello, non era niente di più, ma da 8,5 il titolo è venduto ed è rivenduto ancora da 6. Quindi attenzione perché non c'è in questo momento nei prezzi volontà di acquisto, c'è negli indicatori ma li prendo col beneficio di inventario. Eh sì, ricordo bene la lapidaria ETF Rimini che diceva Enel sell non comprare, complimenti, quindi qua ti rendono merito. Buongiorno Enrico, consiglio dei grandi lapidari sull'ingresso su Buzzi Azimut. Mauro, Buzzi Andiamo su Azimut, che ce l'ho Azimut, sotto mano. a me non c'è problema. Azimut ha fatto un rimbalzo, da non perdere 14,92. Teniamo presente che i titoli del gestito purtroppo hanno sofferto molto e quindi auguriamoci che possano recuperare. Il supporto di Azimut è 14,86-14,92, resistenze c'è un 15,94 e un 16,40. E un 1650 barra 1700 che è anche una zona di volumi molto importante. In prospettiva più lunga, mi sono concesso 18 e 14. Io credo che le borse, sinceramente, ogni titolo ha una sua storia, Emery, che noi lo sappiamo. Io credo che le borse potrebbero dar vita anche a dei rimbalzi importanti, dei bear market rally all'interno di un mercato ancora fortemente ribassista. Temo, augurandomi di essere in errore, che i minimi dei mercati non siano lontanissimi da quelli recenti che abbiamo visto, ma non siano neanche questi. E quindi propenderei per eventuali operatività di acquisto solo in presenza di una capitalizzazione importante che consenta non di mediare, ma di scalettare in modo strategico e organizzato un eventuale lavoro di compravendita. Al momento attuale noi siamo in presenza di un rimbalzo, stiamo attenti a non prendere questo rimbalzo come oro colato, come una cosa bella, perché ho la sensazione che non dico sia finito, ma che oggi qualche presa di profitto anche abbastanza fastidiosa possa intervenire. Per cui senza spaventarsi di questi mercati, ma su Azimut quota 14,953, assumiamola come supporto per la realtà che ci si presenta oggi. Perfetto. Buzzi? Pardon, scusami perché. Meno 2,02 Buzzi oggi, 15,06. Me lo stanno chiedendo tutti i giorni praticamente Buzzi, Te lo telespettatori. chiedono tutti i giorni perché è un titolo che sta cercando di trovare una quadra dopo un rimbalzo da ping pong dai minimi dell'8 di marzo, poi ne ha fatti degli altri il 29 di giugno, e però adesso ultimamente ha rotto i minimi di marzo, poi ieri ha aperto un gap, oggi sta lavorando dentro la zona del gap, che potrebbe essere richiudibile in tempi non lunghi, quindi assumiamo come supporto importante area 14,75 e per quanto riguarda le resistenze alla svelta tornare sui massimi di ieri. E poi c'è un 16,05 e un 16,38 e una mostruosa area di volumi fra 17 e 17,35 dove passa oggi la media mobile. Come tutti i titoli di resistenze ne sono strapieni e quindi il percorso di recupero da un lato è ampio, dall'altro però è ricco anche di paludi, sabbia mobile, trappole, ostacoli non da poco, sarebbe già buono che il titolo riuscisse a chiudere la settimana su un livello tipo 15,5 perché allora sarebbe una minima parvenza di consolidamento. Al momento la situazione è volatile, e questo non è che è proprio bellissimo, per stabilizzare volatilità annualizzata è alta. E quindi attenzione perché è un titolo che balla del 3-3,5% al giorno come ATR medio e quindi insomma non avrei fretta. Perfetto, buongiorno, cosa ne pensate della partita che si sta aprendo su Anima? Saluti da Giuseppe. Sì, è vero, c'è la questione anche legata ad Anima sulla possibilità che, se non ricordo male, che praticamente c'è la volontà di far rimanere questo asset manager pienamente in Italia e quindi forse leggevo CDP era...
tutte indiscrezioni, allora, quindi ancora nulla di ufficiale. Comunque l'interesse, diciamo, di una quota di CDP su Anima c'è, si dice ci sia, boh, non lo so, vedremo se si confermerà o meno. Il governo punta tramite Poste ad un aumento delle Poste e CDP, chiaramente, ad un aumento della partecipazione. Però questi sono analisti, sono tutte... Però effettivamente, dice bene il nostro telespettatore, si potrebbe aprire una partita Anima. Anima Holding, oggi rialzo dello 0,88. Il rialzo dello 0,88... Sì, si è già rimangiato buona parte del... Bravo. Se tu vai a vedere la candela di oggi... Anzi, se no, la c'è un più 5 fino all'apertura. Sì. Se la metti sul daily, questa candela è una shooting star pesante. Sì. Quindi ora, senza entrare nelle terminologie troppo tecniche, Anima aveva un doppio minimo di supporto abbastanza importante in area 307-309. Scusate, due gap consecutivi, oggi su ieri e ieri sull'altro ieri, da recuperare. Situazione ancora un po' contorta, ragazzi. Non grandemente direzionale, e anche questo lascia aperta la strada a una maggiore probabilità di acquisti in basso con successive vendite sugli strappi, come mi sembra che stia avvenendo, perché chiaramente è un titolo che venerdì aveva chiuso a 2,90 e oggi ce lo siamo ritrovati a 3,45 e quello è qualche cosa, insomma. Parliamone un attimo, perché la faccenda è un po' più intricata. Non vedo cose diverse. Vado? Sì, scusami. No, figurati. Ciao, potrei avere qualche livello per Moncler e Bami? Andiamo su Moncler. Tra l'altro ho visto passare la pubblicità corporate alla fine sul canale 5 ieri, lunghissima pubblicità dove enunciavano tutti, partivano dal 1950 quando la spedizione italiana era salita, non mi ricordo se era sul K2, con carina. Molto corporate come pubblicità. Moncler, meno 1,73. Lo so, di solito vi dico queste cose perché quando vedo pubblicità simili sulla TV generalista, così, mi aspetto sempre qualche cosa di particolare poi in borsa. Però, insomma, questa è fantafinanza di Denarda. Moncler, no. 45,03, meno 1,66. Però il titolo è carino, sai. A me anche in questo caso sembra di vedere un'opera di accumulazione. Qui abbiamo delle resistenze anche molto ben identificate. Da un lato io ho una media mobile autoadattiva, la Kama di Kaufman, i più tecnici sapranno che cos'è. Ico, che ho portato sul la media mobile adattiva. L'hai mai sentito parlare? Sì, però volevo che la spiegassi ai nostri telespettatori. La media mobile adattiva sostanzialmente è una media mobile che segue la volatilità dei prezzi. Quando vi è una volatilità estremamente elevata, la media mobile viene smussata. Quando c'è poca volatilità, la media mobile viene smussata con un altro coefficiente. Per ricordare agli telespettatori, ad esempio, come funziona l'indicatore MACD, che è un insieme di medie mobili filtrate fra di loro. L'obiettivo è quello, sia pure a volte in maniera ritardata, di ritardare qualche ingresso ed eliminare molti falsi segnali. Quindi quando c'è poca volatilità la media mobile si appiattisce, quando c'è molta volatilità invece la media mobile si raccorcia e tende poi a seguire l'andamento dei prezzi. Io la trovo, ci sto creando un trading system su questo, perché poi tutte le cose carine vanno anche un po' testate su dati daily, cioè, lo sto provando sul Bund, guarda che è anche una cosa un po' particolare, e mi sta dando dei segnali interessanti. Devo poi eventualmente vedere gli sviluppi anche su altre asset class. In questo momento la media mobile auto adattiva di Kaufman, che è attarata a 21 periodi, lisciata con un 5 periodi corto e un 30 periodi lungo, e qui mi fermo con la tecnicalità, mi passa a 48,5 l'ultimo spigolo, dove c'è la media mobile a 200 periodi. A me sembra un titolo che, fossi un gestore, lo vorrei in portafoglio. Quantunque, chiaramente in dosi non eccessive, perché il contesto di mercato è quello che è, ma rispetto a come si sono comportati tanti titoli che abbiamo visto e che vedremo,
la reazione di Moncler, al di là del rimbalzo di questi giorni, mi sembra ordinata, per cui sicuramente sul titolo non escludo che, come dici tu, possano uscire fuori delle news, ma qualche appetito c'è. No, beh, quello è, sai, io quando vedo le pubblicità di solito sulla generalista di quotate, così drizzo sempre le orecchie. Eh sì, perché possono venire in mente sì. Cambiamenti nelle compagini, no? No, non lo so, però non io sai, drizzo no. Sempre le orecchie. Ascolta, tra l'altro, avvertiamo i nostri telespettatori, gli indicatori che usa il buon Giovanni Lapidari saranno tema dell'Investment Week alle 12:05, quindi ci faremo raccontare un po' tutti gli indicatori che utilizza i sistemi o comunque per l'operatività Giovanni Lapidari. Bami dobbiamo fare, Banco BPM? Nervoso. Guarda che è un titolo che era salito bene, nonostante la brutta congiuntura delle borse, Bami si è fatto un settembre in totale controtendenza e quindi bellino, carino sinceramente. Ha avuto adesso la reazione di rimbalzo dei mercati, lotta con la media mobile a 2,8 e sostanzialmente queste reazioni che non riescono a trovare uno sfogo è perché vi è una zona di volume fra 2,9 e 2,58 estremamente ricca e quindi dove si incontrano persone che erano long da 3,20 e magari hanno mediato a 2,30, allora li vendono, si incontrano shortisti. Un supporto che il titolo mi sembra abbia fatto è zona 2,58, per cui lo guardo con un certo favore. All'interno però di una configurazione grafica disordinata, non direzionale, un po' sinceramente volatilina, qui stiamo lavorando a 12 sedute, ma anche mediato a 72 sedute, con una volatilità giornaliera, quindi negli ultimi tre mesi, del 4%, quindi un titolo che si muove, molto adatto anche agli operatori intraday, visto che i volumi di certo non mancano, però per chi volesse fare attività di posizione è un titolo che ancora non sta esprimendo niente, soprattutto perché viene dal terribile mese di febbraio e i primi di marzo, dove da 3,8 ce lo siamo visto andare a 2,16, poi è tornato su. È un titolo che ha perso un po' la quadra. Ultimamente sembra carino, ma secondo me ha bisogno di tempo per trovare ancora il centro di gravità permanente, come diceva il buon Battiato. Ciao amiche, mi fai analizzare dal buon Lapidari il titolo Serie Industrial, grazie mille per il supporto Federico. Allora, Serie Industrial. Sì. Analizziamo una delle difficoltà. Media mobile Lapidari a 6,33, chiave di equilibrio Lapidari a 6,92, media mobile a 200 periodi 7,54. Che dire, da... praticamente siamo al 5 di ottobre, prendiamo anche settembre, stavamo a 7,15, siamo andati a 5,60. Guarda che 1,55 su 7,15 significa aver perso in un mese il 25%. Oggi, cioè il rimbalzo questo titolo di questi giorni non l'ha fatto. Che dire, qualche acquisto dei soliti noti lo vedo, ma sono acquisti di accumulazione di lungo termine. Nel breve termine è un titolo che a mio parere ha una discreta volatilità, il 4-20% circa giornaliero, una direzionalità evidente di stampo ribassista, la DX sta a 44, e la componente ribassista ha inaugurato nuovi short con la rottura dei minimi a 6,5, avvenuta il giorno 15 di settembre, e la situazione ancora in questo momento non è assolutamente bella, e devo dire non mi piace sinceramente. Non escludo sorprese, però io credo questo, e termino, perché sto guardando troppe cose che non mi tornano. Credo che le borse hanno buona probabilità di fare ancora una gamba di discesa, che potrebbe essere una gamba di capitulation definitiva e che potrebbe essere una gamba di discesa sulle quali chi vuole comprare, una paura di quelli che buttano l'argento dalla finestra, dovrà essere molto attento sui grafici, perché comunque mi ricordo una situazione del 2008 quando io vidi Warren Buffett e soci
già all'epoca avevo delle macchinette strane che però portarono fortuna, cominciare a comprare l'SP500 da 980. Sappiamo bene che l'SP500 perse più di 300 punti da allora, eppure io vedevo questi indicatori che continuavano ad accumularsi e ci facevo dei film, ero anche più giovane, quindi vedevo le cose in maniera diversa. Adesso mi sembra ripetersi una situazione di questo tipo, per cui se in questo momento il mio invito è alla prudenza e alla accortezza, che non significa aver paura dei mercati, significa averne rispetto, è anche un invito a guardarli con estrema attenzione, quel minimo di scaltrezza e furbizia che contraddistingue i più preparati fra di voi, perché penso che siano mercati che ci sorprenderanno in qualche modo, che forse non del tutto ancora nei prezzi. Va bene, abbiamo ancora alcuni minuti prima di andare in pausa. Buongiorno Emeric, mi collego ora. Da mediare da prezzo di carico, Enel l'abbiamo già fatto, puoi ritrovare l'analisi sul sito video.milanofinanza.it, andate direttamente sul il video center, oppure se volete potete andare un Nobel per la chimica Bertozzi, Meidal e Sharpless. Comunque, se volete potete andare sul sito milanofinanza.it e da lì c'è il tastino classi NBC, poi in qualche modo ci atterrate sul video center e potete ritrovare tutte le puntate, gli approfondimenti della fascia trading dal pomeriggio. Solitamente dalle 4 sono già online e quindi invito ad andare a rivedersi l'analisi di Enel sul sito. Emeric, per cortesia, un parere dal grande lapidario su UCG in carico a 10,9. Grazie, complimenti, grazie a voi. UCG, Unicredito? sì. Il titolo si comporta in maniera antitetica e può darsi che nel breve voglia fare un giro sulla media mobile a 200 periodi, a 10,45, 10,25 e cercare di dare una tutela ai trailing stop che in questo momento ci sono fra 10 e 9,85. Situazione strana, perché è un titolo strano. Però ultimamente ha avuto un settembre molto positivo, a differenza di quasi tutti. Sicuramente, mi si perdoni la ripetizione dell'avverbio, in zona 11, dove vi sono dei volumi e dove vi è anche il 50%, un 50% di Fibonacci importante, ma soprattutto ci sono i massimi di maggio, è chiaro che questo bel rimbalzo da 9,10 fino a 11 ha scatenato opportune prese di profitto. Anche gli acquisti di quelli che dicono dai su, forza, un minimo di debolezza, la ricompriamo. Adesso c'è una fase non direzionale, la DIX è sceso da 41 a 29, la volatilità traccheggia, non è bassissima, ma è rumore. Quindi direi che supporti in area da 10 a 9,5, 9,32 non oltre, ma lì già sono molto larghi, e le resistenze sono i massimi attuali, che se fossero superati da una news Fed che cambia idea, qualunque cosa che non so, eccetera, eccetera, un target interessante è area 12, che è il 61,8 del Fibonacci che ho tracciato e che ho tracciato sostanzialmente dai minimi del 30 ottobre 2020 a dei massimi precedenti. C'è del lavoro da fare, direzionalità no. Caro Giovanni Lapidari, ora andiamo in pausa, lasciamo lo spazio alla redazione di Classe NBC per l'aggiornamento news e poi ritorniamo con l'Investment Week della fascia trading, l'operatività e in particolare gli indicatori che utilizzano i trader, in questo caso Giovanni Lapidari, dopo il break e dopo l'aggiornamento, Investment Week.